Buongiorno, 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 buon pomeriggio, buonasera a tutti quanti, che Dio vi benedica, grazie di essere qui. Ieri purtroppo non sono riuscito a fare la diretta perché è venuto un uragano, ha sradicato alberi eccetera eccetera, vento a 160-170 km all'ora, si è portato via un altro pezzo del tetto della scuola, ma non vi preoccupate, tutto sotto controllo, papà sa quello che succede, sa quello di cui abbiamo bisogno, ciao Rosario. Quindi la solita premessa, stiamo seguendo una serie di insegnamenti dal mio libro La Costituzione del Credente. Questo libro tratta 23 articoli di credo cristiano fondamentali per poter filtrare attraverso le lenti dell'amore e della grazia di Dio tutto ciò che a prima vista può sembrare biblico e scritturale, ma che ci viene proposto unicamente per consolidare la tradizione dell'uomo. La costituzione di una nazione è quella legislatura alla quale tutte le leggi devono sottomettersi. Questa che propongo nel mio libro l'ho formulata io per valutare dottrine, sermoni, video, libri o qualsiasi altra forma di insegnamento alla luce della verità che ci fa liberi. Alla luce della verità che ci fa liberi, non la verità di carta e inchiostro, ma la verità dello spirito che ha scritto questo libro. Ed è quello che ci fa liberi. Ok? Il libro è in formato PDF per ora. Da metà luglio, la settimana prossima, sarà anche in formato cartaceo all'ufficio di Napoli ed è ordinabile dal mio sito www.ilsuovillaggio.com a 10 euro se te lo puoi permettere. Altrimenti, come tutto il resto del mio materiale, di quello che ho sul mio sito, mi puoi chiedere qualsiasi cosa, se non te la puoi permettere te la mando gratis. Sapete, fra l'altro, interessante, da dove viene la parola gratis? Viene dal latino gratia, che vuol dire chiaramente grazia, proprio come la salvezza. È costato tutto a Cristo, ma è gratis per noi. Che meraviglia. Quindi siamo in tema, grazie. Quindi se lo volete comprare sono 10 euro, se non ve lo potete permettere ma lo volete lo stesso, sono niente, ve lo do gratis. Adesso, prima di cominciare, devo fare una piccola parentesi perché purtroppo ci sono state dei commenti interessanti da parecchie parti. Per tutte quelle persone che mi perseguitano su Facebook e su YouTube, tipo Emanuela, Davide, Salvatore e i soliti ignoti che non mettono il loro nome ma usano un altro nome, tipo Forca Estevertetes, non ho la più pallida idea di cosa voglia dire. Quest'altro si chiama Elohim Kadosh, mica niente, Elohim Kadosh, il Santissimo, il Dio Santissimo. E poi c'è un altro che si chiama La Verità vi farà liberi. E quindi tutte queste persone che dicono che sono un bugiardo, figlio di Satana, che rubo le decime, le offerte, che uso le vendite dei miei libri per pagarmi la villa, e chiaramente vi dicono di non comprare i miei libri perché io sono uno strumento del diavolo, a tutte queste persone buongiorno e buona vita. Quindi, articolo 19 del libro La Costituzione Credente. L'articolo 19 del mio libro dice: il mio peccato non potrà mai, mai e poi mai surclassare la grazia di Dio. Meraviglioso. Romani 5, 20 e 21. Paolo dice: la legge poi è intervenuta a moltiplicare la trasgressione, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché come il peccato regnò mediante la morte, così pure la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Prima di tutto vorrei chiedere una cosa. Vorrei chiedervi che, come quelle persone che ho menzionato prima, le quali mi dicono che io traviso la Bibbia, sono un eretico perché dico delle cose che non sono scritte, ok, questo qui si trova nei Romani, nella lettera ai Romani che ha scritto Paolo, fra l'altro, che Paolo dovrebbe essere ok, nella lettera ai Romani capitolo 5,
E versetto 20, Bibbia, Bibbia, Nuova Diodati, Bibbia di Mario Melchiò, Nuova Diodati, che dice: la legge poi è intervenuta. 25, 20. Ora la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Ok, il versetto che ho appena menzionato è la scrittura da dove io ho coniato, se così si può dire, il mio termine ipergrazia. Dico il mio in quanto non voglio confonderlo con una simile definizione resa pubblica da un certo scrittore americano giudeo-cristiano di nome Michael Brown. Diciamo che il mio termine è assolutamente positivo, mentre quello di Michael Brown è tristemente totalmente negativo. Oh, chiaramente Michael Brown può avere qualsiasi opinione che lui ritiene giusta, ma allo stesso tempo, permettetemi, io ho la mia, che è diametralmente opposta alla sua, e ho tutto il diritto di contestargliela. Michael Brown ha dedicato più di 300 pagine per denigrare questa meravigliosa realtà chiamata ipergrazia, nel suo libro con lo stesso titolo. Io invece ho scritto un libro l'anno scorso, intitolato La mela intera, con ben 325 pagine che io credo rivendichi piuttosto chiaramente e soprattutto scritturalmente le verità di questo meraviglioso dono che Dio ci ha fatto. Vorrei coprire questa menzogna molto più esaustivamente, ma in questo contesto devo limitarmi a un paio di pagine per evidenti motivi, a un paio di minuti per evidenti motivi di spazio. Oh. Il versetto da dove io, a differenza di Mr. Brown, traggo il termine ipergrazia è appunto Romani 5:20, nel quale, perché ce n'è uno particolare, Davide, che mi continua, fra l'altro se mi stai ascoltando Davide non mi mandare più i messaggi audio perché è una perdita di tempo, tanto non li ascolto, quindi io ti benedica, ok? Quindi, ma soprattutto questo Davide che mi dice: mandami un versetto solo dove la Bibbia parla di ipergrazia. No, te ne posso mandare tanti, ma questo qui, Romani 5, 20, nel quale le scritture originali greche affermano: dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Nel greco originale è vu amartia pleonazo charis, charis uper perissu. Ah, capito? No. Ok, sì, lo so che il prefisso uper si riferisce al verbo abbondare, ma è proprio la parola uper per il suo, abbondare oltre misura, che unita a charis, grazia, mi dà la possibilità di proporre il termine ipergrazia. Queste sono le scritture originali, del greco originale, non quelle che abbiamo nella Bibbia italiana o greca o inglese o tedesca o quello che sia, no, nei testi originali greci la parola è appunto iper periseu charis, che vuol dire superabbondante, grazia superabbondante. Oh, cosa vuol dire iper? Vuol dire oltre, preponderante, ultra, al di sopra, superiore, più grande, più alto, più potente, super. Praticamente nella corsa tra peccato e grazia sarà sempre la grazia a essere davanti e taglierà sempre il traguardo di Dio per prima. Molte lunghezze avanti al peccato. Oh, vorrei riportare l'asserzione che l'Apostolo Paolo fa a proposito di questa super grazia nella sua lettera ai Romani dalla versione L'Annuncio, anche questa un mio libro che io uso per pagarmi la villa. No, no, anche questo è un mio libro che è la mia interpretazione libera delle scritture in lingua corrente, le scritture delle lettere di Paolo in lingua corrente. Romani 5, 20, 21. Tutto quello che le leggi contro il peccato sono riuscite a produrre è stato avere più trasgressori della legge. Ma di fronte all'aggressiva natura di perdono dell'ipergrazia, il peccato non ha alcuna difesa. Nello stadio della vita, la grazia batte sempre il peccato 1000-0. Tutto ciò che il peccato può fare è minacciarci di morte e basta. Dio usa la grazia per rimettere tutto a posto e
consegnarci la corona del vincitore e la vita eterna di Cristo. Il succo di queste parole è che non esiste peccato, passato, presente o futuro che possa primeggiare, sovrastare o tantomeno annullare la grazia di Dio. La grazia sarà sempre iper quando messa al confronto con il peccato. Stranamente, una parola semplicissima da comprendere, ma che, ragazzi, per fargliela capire ai religionisti ci vogliono i secoli, perché purtroppo è una missione impossibile quasi. Quindi ora vorrei elencare velocemente 12 calunnie che quel tale scrittore americano ha pronunciato nei riguardi dei sostenitori della ipergrazia, come lo sono io. Per motivi di spazio posso solo affermare che tutte le accuse fatte da questa persona sono false. Michael Brown sarà senz'altro un cristiano, non lo metto in dubbio, credente, fratello, e sono certo che un giorno ci ritroveremo in paradiso. Ma quanto afferma che io creda e predichi è totalmente erroneo e falso. Infatti, Michael Brown dice che la ipergrazia, 1, è contro il ravvedimento. Falso. Il ravvedimento è l'inizio del processo della salvezza. Quindi senza il ravvedimento, senza che tu ti rendi conto di essere un peccatore, di aver bisogno della salvezza che Dio ti offre, chiaramente non puoi iniziare questo processo. Quindi falso. L'ipergrazia non è contro il ravvedimento, anzi. L'ipergrazia, questo è quello che dice Michael Brown, che l'ipergrazia dice che è sbagliato chiedere perdono a Dio. Falso. Non è sbagliato. Tu hai già ottenuto il tuo perdono attraverso il sangue di Cristo Gesù. Non c'è niente di falso in una relazione tra figlio e padre. Il figlio chiede perdono al padre, ma non è che se non gli chiede perdono non è più figlio. C'è un problema di relazione, c'è un problema quello che vuoi, ma la relazione figlio-padre rimane, che tu gli chieda il perdono. No, perché? Perché il tuo perdono non è ottenuto dal tuo chiedere perdono, ma è ottenuto da Gesù che ha versato il suo sangue. Non pensare di essere così importante con il tuo perdonami Signore, quello non ti dà il perdono di Dio. Il perdono di Dio te l'ha dato una volta per sempre il sangue versato a Gesù Cristo. Adesso sì, quando sbagli, quando pecchi, vai da papà e gli dici: ah, papà, ho sbagliato, scusami. Come faresti con un padre normale? 3. Marco Brown sostiene che l'ipergrazia dichiara che tutti vanno in paradiso. Falso. Totalmente falso. In paradiso ci vanno soltanto coloro che credono. Sei salvato per grazia, la croce, l'offerta, il sangue di Cristo, attraverso la fede, il fatto che tu accetti. Il dono della giustizia è un dono che Dio ti fa, ma anche un dono può essere: no, grazie, non lo voglio. E quindi il dono torna a casa. Quello che ti sta facendo un regalo dice: io te lo voglio offrire, è gratis, non ti costa niente, non te lo devi meritare, non devi fare nulla, devi solo accettarlo. Tu dici: no, non lo voglio. Ok, e il dono torna a casa. Ma vai in paradiso soltanto se accetti il dono del perdono, il dono della salvezza. 4. Marco Brown afferma che l'ipergrazia è contro la confessione dei peccati. Falso. È come ad un buon papà: quando tu commetti un peccato, se vedi tuo padre come giudice vendicativo, cattivo, eccetera eccetera, scappi, ma te la dai a gambe levate. Ma se invece vedi Dio effettivamente com'è, un padre buono che ti ha perdonato, che ti ama, che capisce le debolezze degli esseri umani, che ha attraversato in Cristo tutte le nostre tentazioni, che ha visto tutto quello attraverso il quale, non pensare che Dio non sappia cosa vuol dire la tentazione. Gesù è stato tentato in tutto e per tutto, non scendiamo nei particolari, ma è stato tentato in tutto e per tutto. Quindi l'ipergrazia non è contro la confessione del peccato, ma è contro la confessione del peccato per poter ottenere qualcosa di più da quello che hai già ottenuto da tuo padre. Quando tu sbagli, vai da papà, vai da Dio, vaglielo a dire, corri nelle sue braccia. L'ipergrazia è proprio quella cosa che ti fa correre nelle braccia di Dio a confessare le tue debolezze e il tuo peccato. È la legge che ti fa scappare da Dio, perché sennò papabam. Ok, 5. Michael Brown dice che la grazia
dice che Dio non si rattrista quando pecco. Falso, nuovamente, come un buon padre. La tua relazione con tuo figlio non cambia se tuo figlio pecca, ma tu ti addolori, chiaramente. E ci sono varie scritture che dicono, non mi ricordo, non lo so in italiano, ma non addolorare, non rattristare lo Spirito Santo. Quindi, a seconda di Marco Brown, l'ipergrazia è contro la legge di Mosè. Falso. La legge resta. Sono io che sono morto alla legge. La legge è lì per, come è scritto in tutta la Bibbia, per indicare il peccato a tutti, al mondo, inizialmente venne data da Israele e oggi la legge è reale per indicare al mondo la loro posizione di necessità di ricevere la salvezza, il perdono da parte di Cristo. Se non ci fosse una legge, se oggi come oggi, qual è il problema? Il problema è che, ragazzi, tutto è quello che una volta era buono, adesso è cattivo, quello che era cattivo è buono. Adesso c'è Pasquale che si sposa con Pierino e quello lì va bene. Se invece tu hai un matrimonio normale, che tu non tradisci tua moglie, eccetera, ti guardano un po' strano. È tutto sballato. Oggi ho letto l'altro giorno che uno, non mi ricordo più dove, in Svezia, si è sposato con un cane. E poi tu dimmi che non è. Non, no, c'è una legge che dice: tu non ti sposerai con un cane a quattro zampe. Tu non ti sposerai. C'è una legge che dice non lo fare. E quindi se lo fai, nessuno ti può dire non lo sapevi. Anche se non c'è scusa dell'ignoranza della legge. La legge rimane che tu ci creda e che tu sia d'accordo o no. Sette. L'ipergrazia ignora il Vecchio Testamento, nuovamente falso. Il Vecchio Testamento è validissimo per istruire, per scoprire, per rivelare, per ricevere un'istruzione da Dio, una rivelazione da Dio, una commissione da Dio, un qualcosa da Dio, una comunicazione da Dio. Va benissimo anche il Vecchio Testamento, da qualsiasi parte, perché? Perché non è la pagina, l'inchiostro, è lo spirito di colui che ha scritto questo libro e lui ti può parlare da Genesi 1:1 o da Apocalisse 22. Andiamo avanti. Marco Brown dice che l'ipergrazia ignora le parole di Gesù, falso, falso, falso. E guardate, vi sto dicendo quello che c'è scritto nel suo libro, non è che sto sballando stranamente, no, questo è quello che è scritto. I denigratori dell'ipergrazia dicono questo, e purtroppo da quando Michael Brown è venuto in Italia c'è una valanga di persone che immediatamente dicono: ah, ipergrazia, ah, Mario Marchiò, ipergrazia, ah, Walter Biancalana, ipergrazia, ah, questo qua, ipergrazia, ipergrazia, ipergrazia. Sì, gloria a Dio per l'ipergrazia, gloria a Dio per l'ipergrazia. È una cosa meravigliosa, superba, incredibile per la quale Cristo è morto. E quindi gloria a Dio per l'ipergrazia. E purtroppo invece, come ho detto prima, il signor Marco Brown ha presentato l'ipergrazia in maniera molto negativa. Andiamo avanti. Oh, quindi ignora le parole di Gesù. Falso. Come puoi ignorare la parola? Siamo impazziti. Gesù Cristo è la parola. Questa non è la parola di Dio. Il libro non è la parola di Dio. Al principio era la parola, non la Diodati. Amen. E la parola era con Dio, non la Diodati era con Dio. E la parola era Dio, non la Diodati era Dio. Ragazzi, dai, svegliamoci, forza. La parola è Gesù Cristo, non è un libro. Che poi Gesù Cristo usi la maggior parte delle volte in cui vuole comunicare a noi qualcosa, la Bibbia, ma senz'altro. Ma può usare un tramonto, può usare un canto, può usare un messaggio, può usare un libro, può usare un amico, può usare un bambino, può usare quello che vuole per parlarti. Perché la parola è la parola, non è un libro. Ok. 9. Marco Brandi dichiara che l'ipergrazia incoraggia a peccare. Cosa da pazzi, ragazzi? No, falso, 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 falso. Mario Marchiò, predicatore dell'ipergrazia, ci credo il mille per mille per mille per mille, se stai peccando, smettila.
Dice, ma Mario, cosa devo fare se pecco? Smettila, datti una botta in testa, butta via il computer, fai qualcosa, ma smettila, fai tutto il possibile per smettere di peccare, perché il peccato ha delle conseguenze letali nella tua vita. Non cambierà mai, se tu hai una relazione di figlio e padre con Dio, non sarà mai cambiata dal peccato. Ma amore mio, ti può distruggere la vita, quindi smettila, ok? 10. L'ipergrazia scoraggia le persone a ubbidire alla parola. Falso. Anzi, l'ipergrazia è proprio quello che ti dice: ubbidisci la parola di Dio perché è vita. La parola rivelata è vita. Quando Gesù ti parla, quando lo Spirito Santo ti parla, è vita. È un soffio di vita, Ruach Haim, lo spirito della vita che ti entra dentro e che ti motiva, ti incoraggia, quindi falso. 11. Michael Brown dice che l'ipergrazia non parla mai dell'ira di Dio e dell'inferno. Falso. Perché? Perché l'ira di Dio su Gesù è cascata, è come una delle tante cose che mi hanno massacrato ultimamente nell'ultimo paio di giorni. Questi denigratori, è che ho detto che Gesù sulla croce è per un istante è diventato peccato, quindi si è tramutato in quel serpente che era stato innalzato sull'asta da Mosè, come Gesù stesso dice: come il figlio dell'uomo verrà innalzato, dall'altra tirerà tutto il giudizio, tutta l'ira, tutto quanto su di lui. Quindi l'ira di Dio si è abbattuta su Gesù e non su noi. Ma all'inferno ci vai, amore mio, se non accetti Gesù Cristo come l'unica via al paradiso. C'è un sacrificio solo, c'è una via sola, c'è una verità sola, c'è una vita sola, c'è un paradiso solo, c'è un Messia solo, c'è un agnello solo, cioè, se non accetti lui non c'è un'altra via. E quindi l'unica alternativa al paradiso è un non paradiso. Chiamalo inferno, chiamalo Geenna, chiamalo Ade, chiamalo come vuoi. Ma è l'opposto del paradiso, e quindi la scelta è tua. Dio non manda nessuno all'inferno. Se ci vai è perché tu hai scelto di non andare in paradiso. Punto 12, l'ultima. Marco Brown dice che l'ipergrazia induce la gente a essere pigra e sfaccendata. È falso, tanto è vero che non so se vedi persone come me, come Walter che ha un lavoro e che nonostante tutto è sempre lì a fare dirette, a scrivere libri, eccetera, eccetera, perché l'ipergrazia è proprio quella che ti incoraggia. Perché? Perché sei sicuro del tuo messaggio. Se io potessi fare un sondaggio fra i pastori, i predicatori che mi stanno guardando al momento, vorrei sapere chi di voi è sicuro al 100% che il messaggio che predicate è vero, giusto e sano. Perché io sono ma al 1000 per 1000, un per milione sicuro di quello che sto dicendo, perché credo nella grazia di Dio, credo nella ipergrazia di Dio, non ho alcun problema a dichiararlo. Quindi la verità della ipergrazia in cui io credo insieme ad altri, anche se immagino non tutti altri predicatori di questa meravigliosa realtà, è proprio l'opposto di quanto afferma il signor Michael Brown. Perché ho fatto questa serie di affermazioni? Perché io credo con tutto il mio essere che non esiste, non è mai esistito e non esisterà mai nulla che io possa commettere o trascurare di fare che possa surclassare la meravigliosa grazia di Dio. Non solo, ma è proprio questa meravigliosa grazia di Dio che ci guida e ci incoraggia a comportarci bene e a non peccare. La lettera di Paolo a Tito, capitolo 2, versetto 11 e 12, afferma nella versione della Bibbia della Gioia: perché il dono gratuito della salvezza eterna adesso viene offerto a tutti. Questo dono ci insegna a rinunciare a tutto ciò che è contrario a Dio, cioè ai peccati e ai cattivi desideri, a vivere in questo mondo con equilibrio, giustizia e amore verso Dio. La grazia ci insegna a rinunciare a tutto ciò che è mondano e che è contrario a Dio. Nota che la grazia ci insegna, parola interessante nel greco originale, che è la parola paideo,
che significa più che insegnare, significa ammaestrare, addestrare. Lo Spirito Santo, attraverso la sua grazia che risiede in noi e che ci ha salvato, ci ammaestra, ci addestra a vivere una vita come Lui vuole che la viviamo. È così semplice, ragazzi. Ogni giorno, ogni momento, ogni istante, lo Spirito Santo ti sta ammaestrando, ti sta disciplinando, anche perché la parola disciplina è basata sulla radice della parola discepolo. Quindi la disciplina praticamente vuol dire discepolare le persone. In questa disciplina ci sono degli esempi, ci sono delle dichiarazioni, ci sono degli insegnamenti, ci sono tante volte delle piccole punizioni, delle piccole... Amore mio, io desidero che Dio mi punisca se sto facendo delle scemate, che mi dia una botta in testa e mi rimetta sulla strada giusta. Tu no? Io sì. Io, ipergrazia, Mario Marchiò, io desidero che Dio non mi punisca, perché la punizione è una cosa che si fa per una cosa che è passata, ma il disciplinare vuol dire fare una cosa per qualcosa che è nel futuro. Quindi la disciplina di Dio controlla il tuo futuro, mentre la punizione del religionismo ti castiga del tuo peccato. Sono due cose completamente diverse. Quindi io sono ben felice che Dio mi disciplina, mi discepola, mi disciplina, mi tiene sulla strada giusta. E pensaci, è l'unico modo per poter vivere una vita retta, proprio come dice la parola di Dio. Vediamo come interpreta questi due versetti la versione dell'annuncio, ok? Sempre Mario Marchiò. La grazia di Dio, questi due versetti che sono in Tito 2, 11 e 12. La grazia di Dio brilla luminosa come il sole e rende la salvezza dell'umanità visibile a tutti. È proprio quella grazia che ci sprona a vivere una vita consacrata a Dio, priva di peccato e di desideri sballati. Ed è proprio quella grazia che ci mette nella condizione di poterlo fare e ci aiuta a vivere una vita che onora Dio. La grazia ci sprona a vivere rettamente. E la grazia ci mette nella condizione di poterlo fare. Stai a sentire? La grazia, un'illustrazione, la grazia non solo ti mette al volante della macchina che va nella direzione giusta, nella direzione del discepolato divino, ma mette anche la benzina nel serbatoio così che tu lo possa fare. Perché, amore mio, è molto facile dire: devi comportarti bene. Torniamo al religionismo, perché il religionismo non fa altro che dirti quello che devi fare, ma l'ipergrazia invece cosa fa? Ti dice quello che devi fare e poi ti dà la possibilità di farlo attraverso lo Spirito di Dio dentro di te, guidandoti, incoraggiandoti, aiutandoti, suggerendoti, guidandoti e facendo tutte quelle cose che lo Spirito di tuo padre vuole fare alla tua vita. Ragazzi, non è difficile, è semplice. Quindi, proprio come un allenatore di pugilato, stai a sentire, un allenatore di pugilato, illustrazione, che ci mette un allenatore che ci mette nel ring con il peccato e ci dice di bastonarlo, poi entra lui e lo mette KO. Immaginatevi che tu sei lì con... io mi ricordo come Joe Frazier, supponiamo Primo Carnera, okay, sei lì con Primo Carnera, i primi del secolo scorso, sei lì nel ring con Primo Carnera e la grazia ti dice: quello è il peccato, devi distruggerlo. E tu dici: sarà un po' dura. Allora entra lo Spirito Santo nel ring, pam, una botta, fatto, finito. Quindi la grazia ti dà la possibilità di poter distruggere quel peccato
che ti attacca ogni volta, ogni giorno della tua vita. Non mi venire a raccontare che tu sei impervio, proprio quelli, proprio voi che mi dite, tu, l'Emanuela, Davide e tu, de, tutti gli altri che mi dite tutte quelle cose. Proprio voi siete, io vorrei venire, vorrei seguirvi da un giorno dopo l'altro a vedere voi che nel ring del peccato pigliate una manica di botte, perché siete umani come sono umano io. E come, come fallisco io, fallite voi. Perché se non fallite voi, allora vuol dire che voi siete Gesù Cristo impersonificato, che è stato tentato in tutte le cose come noi, ma non ha mai peccato. Ragazzi, cose da pazzi. No, quindi gloria a Dio, che vogliamo chiamarla iper, come faccio io, più che altro per cercare di smuovere le ragnatele tradizionali del religionismo, o no, la grazia di Dio sarà sempre oltre, preponderante, ultra, al di sopra, super, più grande, più in alto, più potente, superiore di qualsiasi peccato che io possa mai commettere. Punto. Rilassati, tira un sospiro di sollievo. Non sei tu che mantieni la tua santificazione. Tu mantieni la tua relazione con Dio, che è stata creata da Cristo una volta per sempre, quando tu hai aperto la porta del tuo cuore e Lui è entrato. E una volta che è entrato nel tuo cuore, non esce più. Nessuno mai potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Quindi una volta che è entrato, la tua relazione di padre e figlio non cambierà mai. Adesso, in quel momento, Lui ti aiuta dal cuore a comportarti bene. Perché non esiste un peccato che tu possa aver commesso, commettere o commettere in futuro che possa cancellare o disturbare la tua relazione con Dio. Perché quella è una cosa stabilita eternamente dalla grazia di Gesù Cristo. Spero di aver risposto adeguatamente a tutti coloro che mi hanno fatto queste domande. Quindi l'articolo 19 della Costituzione del credente dichiara che se un messaggio che viene predicato, le istruzioni che vengono impartite o le dottrine che vengono insegnate dichiarano che esiste un peccato che la grazia di Dio non può annientare, distruggere, polverizzare, sia nel passato che nel presente che nel futuro, questi messaggi, istruzioni o dottrine sono errati e totalmente incostituzionali. Alleluia. Abba papà, grazie, 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 grazie della meravigliosa grazia che ci hai dato. Ce l'hai data gratis, ti è costata tutto, ma ce l'hai data gratis. Tutto quello che dobbiamo fare, dobbiamo accettare il dono che ci stai facendo. In questo momento ti incoraggio, se tu stai guardando e senti dentro di te che forse ti piacerebbe credere a quello che questo predicatore sudafricano a 10.000 km di distanza sta dicendo, ma ti risulta difficile, ti risulta difficile se sei cresciuto in un ambiente religionista a tal modo che ti risulta difficile credere che Dio ti ha perdonato tutti i peccati, passati, presenti e futuri, e che nulla potrà mai separarti dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, e che nessuno potrà mai toglierti dalla mano di Dio se sei suo figlio. Se tu pensi, se tu esiti, se tu non riesci a capire questo, fai questa preghiera con me. Di Dio Onnipotente, non capisco ancora tutto. So che c'è ancora tanto da capire, ma ti chiedo di aiutarmi a capire. La tua parola dice: chiunque ha bisogno di saggezza lo chieda e gli sarà data. Ti chiedo saggezza nel comprendere la tua parola, nel comprendere quello che Marchiò sta dicendo, se è vero o no, perché se è vero lo voglio per me. Dammi la salvezza, dammi il perdono eterno, ti dichiaro come mio Signore, ti dichiaro come mio Salvatore e ti ringrazio per questo. Amen. Amen, amen, amen. Ragazzi, che Dio vi benedica, un abbraccione da Babbo Mario, ci vediamo quando, non lo so, vi faccio sapere. Un bacione a tutti, ciao!